Rappresentanti delle istituzioni, enti locali, autorità militari, comandi polizie municipali si riuniranno domani 13 febbraio alle ore 18 nella chiesa Santa Maria a Mare di Santa Maria di Castellabate ai piedi del Santo Sebastiano, patrono della polizia municipale, per ricordare il sacrificio del militare romano, il centurione che aiutava di nascosto i cristiani, perseguitato e condannato dall'imperatore Diocleziano nel III secolo d.C. L'iniziativa, organizzata dall'Associazione San Sebastiano Martire e presieduta dal presidente Pompeo Perretta, si onorerà della partecipazione di Monsignor Angelo Spinillo della Conferenza Episcopale Italiana e di Padre Saturno, guida spirituale. Per evitare assembramenti, l'organizzazione ha deciso di trasmettere in diretta televisiva su Cilento Channel, Digitale Terrestre, Smart TV e Facebook l'evento religioso. L'appuntamento è per le ore 18. Sabato presso la chiesa Santa Maria del Mare di Castellabate, giunge alla decima tappa il gemellaggio San Sebastiano Martire. Io, diciamo, mi onoro di essere stato l'autore, il fondatore e nonché il presidente di questa associazione San Sebastiano Martire, che parte dal mio paese, dal mio comune di origine, San Salvitelle, dove San Sebastiano è il protettore del paese. Troviamo l'associazione San Sebastiano Martire, diciamo, anche sul territorio della vasta, diciamo, area dell'area meridionale, e qui anche in materia di con emergenze sanitarie, il Covid, diciamo, che non ferma la nostra preghiera, il nostro percorso spirituale. Il virus quindi si arrende rispetto alla preghiera. E San Sebastiano veniva invocato appunto per allontanare la peste, ogni forma di epidemia nel culto antico, non a caso, e per questo motivo San Sebastiano, lo ricordiamo, viene riconosciuto come terzo patrono della città di Roma, dove appunto sorge questa basilica paolo cristiana San Sebastiano Martire. Perché la tappa di Castellabate? San Sebastiano, con un decreto del Papa Pio XII nel 1957, viene, diciamo, designato, nominato patrono della polizia municipale in Italia. Ogni anno i vigili urbani festeggiano il 20 gennaio il loro patrono, e per non far sentire un po', diciamo, questa mancanza, questa, diciamo, problematica che nella ristrettezza del Covid abbiamo appunto siamo inventati anche noi nell'emergenza, no? L'emergenza, quindi, a distanza, stiamo organizzando una serie di iniziative, naturalmente rispettando le prescrizioni, non facendo assembramento, e appunto per questo abbiamo importunato in questo caso anche la vostra emittente della televisione, Cilento Channel, che faremo una diretta televisiva per praticamente inviare questa cerimonia, per far ascoltare la cerimonia a tutti i cittadini di Castellabate, ma anche della vasta area dove la telemittente praticamente è presente. Annuncio, il piacere di annunciare che il nostro presidente onorario, questa associazione nasce nel 2013, quindi abbiamo un po' di storia alle spalle, è un percorso molto lungo, siamo un po' come Cavour, ci prepariamo al decennio di preparazione, come diceva Camillo Conte di Cavour, nel senso che noi vogliamo arrivare nel 2023 a Roma con una grande manifestazione proprio nella Basilica Paolo Cristiano, nella chiesa di San Sebastiano. A Castellabate, quindi, avremo questa cerimonia ristretta, e abbiamo l'adesione della polizia, del comandante della polizia municipale di Castellabate e di alcuni vigili, diciamo, rappresentando un po' del territorio. Abbiamo anche la presenza, annunciamo, di due militari, due soldati di Persano, perché San Sebastiano è un militare, è un centurione, sarebbe un comandante, un ufficiale di oggi, no? Che era al servizio di Diocleziano. Ma essendo un cristiano, praticamente Diocleziano sente tradito e ne chiede praticamente la condanna a morte. È un santo dal doppio martirio. Perché San Sebastiano, ecco, legato a un palo, non muore con le frecce, perché viene il suo corpo viene diciamo anche raccolto e poi si presenta di nuovo davanti a Diocleziano e viene praticamente poi condannato a morte in via definitiva. San Sebastiano è presente nel culto antico, è presente nel mondo, non ha bisogno di pubblicità, di propaganda.
diciamo che questa mia intervista serve appunto a dissipare ogni ombra di dubbio alle istituzioni, ai rappresentanti delle istituzioni territoriali, perché non ci sarà nessun assembramento, in quanto abbiamo appunto in questa chiesa di Santa Maria Mare 70-80 posti a sedere. Io ho visitato con Don Roberto con il dovuto distanziamento, per cui noi abbiamo invitato solo pochi intimi della Polizia Municipale, dei rappresentanti delle forze dell'ordine, dei militari e con i devoti per realizzare, per diciamo, questa cerimonia della celebrazione in onore del Santo. Annunciamo anche la presenza di Monsignor Angelo Spinillo.